ripartiamo a questo punto, cerco di riassumere in un minuto quello che vi ho detto per una probabile mancanza di audio. Parliamo di sistemi di illuminazione non light, illuminazione continua che a oggi si può utilizzare non solo in ambito video ma anche in ambito fotografico, come alternativa al flash o come sistema da integrare all'interno di flash piuttosto che tante altre tipologie di illuminazione. Quindi sia sostituto ma comunque come integrazione, appunto. È molto carino, per magari lo vedo molto bene impostato per fotografia, ne dico una, per fotografia di moda magari, quindi anche fotoprodotto a vestiti, insomma set molto carini da quel punto di vista, che magari sono troppo omogenei, perché solitamente si vede queste schede di prodotto omogenee, con questo ambiente omogeneo, però magari una lucina da qualche parte, per, ovviamente poi in video visti e rivisti nei video musicali, ecco. Assolutamente, infatti vengono molto utilizzati in ambito musicale, non tanto luci piccole come queste che ad esempio si possono agganciare direttamente sulla slitta della fotocamera per avere una luce sia colorata, sia bianca, morbida, sia bianca più dura, per avere una ripresa molto simile a quello che può essere una griglia posizionata davanti a un softbox, ma anche e soprattutto delle barre del genere che possono essere utilizzate sia col colore creativo ovviamente, ma anche ad esempio come bianco per creare dei giochi di luce e lunga esposizione, ad esempio anche la lunga esposizione. Quindi si può utilizzare nella maniera più creativa possibile un prodotto come questo piuttosto che altre tipologie di barre. Una barra direi che la vedete posizionata là sotto, no, è stata spostata perché ci stanno giocando, okay. Comunque ci stanno già giocando, quindi vuol dire che è un qualcosa che sta realmente piacendo ed è interessante. Quindi parlando di Nanguang Nan Light, la stessa azienda, Nan Light è il termine nato da aprile di quest'anno per avere uno slang migliore in inglese. Nanguang è il nome della compagnia, in realtà alcune illuminazioni sono ancora Nanguang. Prodotti ad altissima qualità, CRI di almeno il 98, quindi parliamo di un bianco veramente preciso, pulito, lineare, cosa che si trova difficilmente su prodotti del... Esatto. Ok. Di abbassare, non so se assolutamente poi... sì, io stavo intanto guardandomi. Ok, perfetto, lasciamolo qua sotto che mi stavo riguardando anche, okay, direttamente. Bene, quindi illuminazione piccola, ma anche ad esempio altri sistemi interessanti come può essere... Ok, possiamo dire. Adesso possiamo riprenderlo dentro. Un prodotto come questo, che è una luce LED circolare, che è molto interessante nell'utilizzo ad esempio di beauty, modelle che devono truccarsi e devono farsi una foto prima di, o comunque per fare delle fotografie al volto in cui si vede l'effetto circolare nella pupilla. Sempre anche video musicali, perché si vede spesso quell'effetto con il riflesso circolare sugli occhiali da sole del cantante, è perché stanno utilizzando un ring light così montato vicino al soggetto, insomma. Quindi anche volendo, no? Sì, si chiama comunque beauty dish, sarebbe in realtà il riflettore, però comunque sì, va a stretto contatto, diciamo, con la fotografia dedicata al beauty, ecco. Quindi sì, sicuramente la funzione primaria è quella di eliminare pressoché tutte le ombre, quindi eliminare tutte le ombre del volto, appiattirlo, renderlo più piacevole, ecco, da osservare. Perfetto, quindi riguardo a Nan Light di prodotti ce ne sono ancora una serie che probabilmente prima non avete sentito, che uno è quello che vi sto indicando a distanza, che è questo rettangolone qua, che è un pannello da 200 watt addirittura, bianco. Esiste anche la versione bicolor in cui io posso andare a cambiare la temperatura colore del bianco per utilizzarlo sia in ambito video ma addirittura anche in ambito fotografico. Infatti dopo sfrutteremo, e già adesso stanno già sfruttando, questa illuminazione per in ambito foto, quindi esatto, come una luce potente che permette di avere direttamente in anteprima la visione, esatto, di quello che è la luce, quindi senza dover inventare, esatto, o analizzare, avere due diversi esposimetri. Esatto. Quindi, poi, come dicevi anche te,
è in combinazione con le mirrorless, ora come ora, in teoria premiamo una volta sola il pulsante di scatto. Si sfrutta l'esposimetro direttamente, esatto, di ambiente, riesco direttamente a leggere la luce e a crearmi quello che, l'emozione che voglio comunicare direttamente a priori. Questo è un po' il quanto. Abbiamo anche un altro prodotto che non vedete perché è quello che ci sta illuminando adesso, che è un pannello che si chiama, non è un pannello, è una, proprio una luce con un monoscocca LED, si chiama Forza 300, esistono tre modelli, il 60, il 300 e il 500, sono dei prodotti a forma di illuminatore flash, ma con all'interno un LED di una potenza veramente alta e anche questa di un Cree di 98, quindi molto interessante per utilizzarlo. Trasportabili, abbiamo una batteria da portare a parte che si collega a rete o si può agganciare una batteria V-mount per poter portare in giro anche questa tipologia di prodotto. E per questo era Nanlite. Nanlite. Tra l'altro mi sembra di aver impostato il 20% della luce e ci sta illuminando con questa potenza, quindi veramente potente, cioè sta facendo tutta la luce che abbiamo il Forza 300, perché quest'area è completamente buia, quindi insomma la potenza è veramente tale. Ora ovviamente sono entrati in gioco loro, però l'avete visto prima sicuramente, esatto. E prossimo argomento, volevamo parlare del Sirui, di Sirui o comunque di Zion. Ok, allora parliamo di Sirui. Oggi abbiamo parlato anche del brand Sirui, che è uno dei principali produttori di supporti per foto e video. Sirui è nata un po' di anni fa ed è sempre stata a contatto con videomaker e fotografi professionisti per farsi dire da loro cosa serve per fare il cavalletto o il monopiede perfetto. Tra le varie cose che ho fatto vedere durante la masterclass precedente, era giusto per condividervi una informazione, è la possibilità di fare manutenzione molto velocemente con qualsiasi prodotto. Questo è il più economico, è una linea travel, una scocca unica, quindi io quando sgancio ogni giunto non perdo l'accessorio che permette di installare il carrellino, aria compressa, liquido siliconico, innesto obbligato, quindi io non posso entrare qua ma posso entrare solo da dove l'ho estratto e ritorna come nuovo. Da notare anche 6 anni di garanzia per tutti i prodotti Sirui e una serie di altre caratteristiche veramente interessanti. Sblocco della selezione dell'altezza della gamba con molla intelligente. Si posiziona all'ultima apertura e io vado a trovare l'angolo che preferisco. Posso ovviamente ribaltarla per avere compattezza nel trasporto. Un'altra cosa interessante è questa forgiatura a S che rende molto meno torcente a parità di dimensione il treppiede stesso, a differenza di uno che non ha questa tipologia particolare di forgiatura. L'altra caratteristica di cui Sirui ci tiene tanto a ripetere è il processo di forgiatura e non di fusione del materiale. Quindi che sia carbonio, che sia alluminio, Sirui comunque forgia i propri materiali per mantenerne inalterate le caratteristiche elevate del prodotto stesso. Tra le altre caratteristiche notiamo anche le teste, che sono di ottima stazza, e piastre in metallo, blocchi di sicurezza, quindi io posso sganciare solo se premo il pulsante direttamente. Ho inoltre anche un'altra cosa molto performante a partire già dal prodotto più economico: un pomello per il movimento di panning e un pomello per far muovere la sfera, quindi posso andare a sfruttare al meglio le caratteristiche stesse del treppiede. Rotazione a 180 gradi per trasportarlo e una serie di altre caratteristiche che avremo modo man mano di andare ad elencare. Comunque questo era proprio un piccolo assunto del mondo di supporti Sirui. Attenzione anche che ieri, non so se avete seguito invece una mia storia su Instagram, che però l'abbiamo ricondivisa anche sulle storie di Ollo, ho preso in mano finalmente la lente anamorfica di cui tanti parlano, esatto, e chiedono. Esatto, tra l'altro ne ho parlato anche in un podcast, lo trovate su YouTube ma anche su Facebook, andatelo a ricercare. Lente anamorfica, quindi un tipo di lente utilizzata in cinema, cinema al 100%, che dà appunto il classico look cinematografico al video. Ecco, come funzionano? Distorcono, quindi dilatano in verticale l'immagine, poi va compressa e quindi va dilatata in orizzontale,
per appunto ritornare col rapporto reale delle persone, degli oggetti in scena. Questo appunto, questa dilatazione orizzontale dà vita al rapporto d'aspetto di circa, dovrebbero essere 2.35:1, quindi il classico CinemaScope, chiamiamolo CinemaScope, che appunto si vede su tanti film. Nel podcast avevo fatto l'esempio di Michael Bay oppure Tarantino, ma tutti i grandi registi usano questa tecnica, perché appunto anche per differenziarsi da quello che è diventato lo standard, il 16:9. Quindi il cinema, per scappare da questo dalla televisione che ne raggiunge i format via via, tende sempre a cambiare insomma rapporto d'aspetto, finché non diventerà una strisciolina, però comunque la lente anamorfica nasce per quello, in realtà nasce prima, però insomma è una lente molto interessante da questo punto di vista, proprio per questo tipo, per questa caratteristica che ha, e soprattutto per il prezzo, perché vedremo più avanti, sarà disponibile a febbraio. Metà febbraio, inizio marzo, arriveranno i primi pezzi in Italia a un prezzo di circa 700 euro, con innesto Sony E, Fujifilm e Micro 4 terzi, quindi compatibile per Panasonic, Olympus e anche Zcam con l'innesto Micro 4 terzi. E quello che posso dirvi è il peso è intorno ai 500 grammi, anche si impugna molto bene, molto fluidi i movimenti, quindi sia il diaframma, e il diaframma non è a scatti, il diaframma è morbido, esatto, come si dice, senza scatti, è fluido, e il movimento del fuoco, anche quello è veramente interessante, da 85 cm all'infinito, e si nota anche... vedremo, faremo dei test, perché ci arriverà il primo sample reale, ieri l'ho proprio solo impugnato insieme ai nostri amici di Sirui direttamente dalla direzione, dalla Cina, e prossima settimana è facile che già avremo un sample e potremo farlo testare e giocarci, in modo da testarlo, capire il lens breathing piuttosto che altre caratteristiche tipiche delle lenti più cinematografiche, se sono realmente come sono le teoriche aspettative. E che altro, vedremo poi quando arriverà. E bello proprio come impugnatura, si impugna bene ed è comodo anche nel muovere le due ghiere. Okay. Piccolo dettaglio, è una lente dedicata al Super 35 mm, quindi alla PSC, non è una lente full frame. E piccola parentesi, quindi per tutti quelli che hanno una lente full frame, ovviamente la possono utilizzare, è una fotocamera full frame, mirrorless, sicuramente possono utilizzarlo, e a patto poi o di croppare oppure di utilizzare la modalità Super 35 che per esempio hanno le Sony. Però questo non è un difetto, attenzione, è un anche qui è un diciamo un'eredità che viene proprio dal cinema, perché le lenti anamorfiche solitamente vanno sul 4 terzi come rapporto, che comunque non è un full frame, eccetera eccetera eccetera, quindi comunque prendetelo come semplice informazione, non è una lente full frame. Perfetto, direi che di Sirui questo era un attimino le novità presentate, esatto. Arriverà, non sarà l'unica lente che arriverà, hanno già anticipato che stanno sviluppando altri prodotti, okay. Una lente non anamorfica, ok, dovrebbe essere un 85 mm e un'altra probabile lente anamorfica più aperta del 50 mm, okay. Quindi non abbiamo ancora dati certi, non sappiamo quando, però stanno investendo. Molto interessante. Molto interessante, perché darà il via, secondo me, ovviamente, a una piccola rivoluzione nel settore, e quindi chiamerà a prendere atto di questo Samyang, per esempio, perché storicamente una produttrice di lenti cinematografiche per le fotocamere, e vedremo se riuscirà a dar noia magari a qualche grande costruttore, vedremo, sicuramente sarà una piccola rivoluzione, cioè, come lo è stato magari, come dico nel podcast, la modalità Vortex del Ronin, poi rivista anche su Zion, che ha dato il là a tutto, video musicali eccetera eccetera, ecco. Bene, ci sono tutte le direi premesse. Che su Sirui abbiamo già, okay, dato abbastanza informazioni. Parlando di Zion, l'ultima cosa di Zion che ci tenevo a precisare, anzi due, allora una proprio un secondo solo, hai già parlato in maniera molto esaustiva nel tuo podcast, nelle tue presentazioni, nella recensione, e del Q2 è veramente un bel prodotto, ricordatevi che non va a sostituire lo Smooth 4, sono due prodotti che hanno ognuno i propri pro. Questa, la prima cosa che può apparire è che uno ruota a 360
60 gradi e due è un prodotto che ti sta in tasca. Esatto. Quindi questa è la sua caratteristica, con tutte le usabilità tipiche dei prodotti per mirrorless e reflex di Zhiyun. Questa era solo una postilla che ci tenevo a precisare per confermarvi che non sostituisce lo Smooth 4, sono due prodotti differenti. Perfetto. L'ultima cosa che ci tengo a ricordare è, visto che anche del Waybill S hai già fatto un esaustivo video, quello che mi è capitato durante gli eventi in questo ultimo mese e facevo fare touch and try sia del Waybill Lab che del Waybill S, la prima cosa di cui appariva come nota mi dicevano: ma allora quindi il Waybill Lab è uscito di listino. No, il Waybill Lab non è uscito di listino, il Waybill S possiamo definire che si va a collocare strategicamente ma anche praticamente in termini di usabilità sopra il Waybill Lab, sotto al Crane 3, quindi potrebbe andare alla stregua del Crane 2, che a oggi esiste ancora, ci sono ancora qualche pezzo, non so per quanto, però qualche pezzo c'è ancora. Perché vi dico questo? Io sto utilizzando una fotocamera reflex con un'ottica di serie L, quindi una 5D Mark IV, un 16-35, molto pesanti, che se l'avessi installata sul Waybill Lab non sarei riuscito ad andare oltre a questo passaggio qua. Quindi io invece con il Waybill S posso installare volumi maggiori, il peso è uguale, in realtà i motori sono molto più potenti, hanno potenziato anche l'algoritmo di inseguimento, di agganciamento e di fluidità, di smoothness come viene definito, ma soprattutto hanno dato la possibilità, tramite una maggior affondamento di alcuni punti, di poter trasportare e calibrare comodamente dei prodotti più grandi. Ricordiamoci anche che non costa uguale a Waybill Lab, l'apparenza è quella, in realtà il Waybill S, la scelta strategica è stata quella di creare un essential kit, anche se non viene definito essential kit, perché il Waybill S non ha in dotazione il modulo Wi-Fi, devi comprarlo o a parte o comprare il kit col modulo Wi-Fi, di cui avremo informazioni sicuramente a partire da gennaio. Devono ancora arrivare sul mercato i prodotti col modulo Wi-Fi, esiste solo il prodotto, solo corpo, definiamolo così. Il Waybill Lab, io già col Waybill Lab collego le fotocamere Sony, le fotocamere Canon, le fotocamere Panasonic, le Nikon Z6 eccetera compatibili, e governo tempi, diaframmi, ISO e vedo dal monitor con quelle compatibili. Qua io non ho Wi-Fi. Il Wi-Fi ce l'ho se aggancio un modulo qua sotto che si compra a parte e andrà sicuramente a portare, guardando i prezzi in dollari di cui probabilmente si pensa, a $600, quindi 550-600 euro il kit col trasmettitore Wi-Fi. Il vantaggio di questo trasmettitore è che ti permette di arrivare fino a 100 metri, quindi avere molta più distanza, e soprattutto hai nel monitor addirittura non solo gli istogrammi, il peak, lo zebra e tanti altri parametri che si vedono in monitor video, ma anche e soprattutto hai le LUT. Quindi lavora in log, sicuramente tu sai spiegarlo meglio di me, però hai la possibilità di vedere già il colore, il look che ti vuoi andare a dare. Perfetto. Quindi diventa molto interessante, perché va a sostituire un eventuale, non del tutto, però va a sostituire un eventuale monitor o registratore esterno, perché questa funzione delle LUT si trova su Panasonic oppure su monitor barra registratori esterni professionali. Cosa vuol dire? Se io per esempio con la mia fotocamera registro in LUT, in log, quindi questa foto desaturata, decontrastata, è una sorta, tra molte virgolette, di RAW video, posso andare a inserire in diretta una LUT che è in un pacchetto, una sorta di post-produzione prefatta, un template, e vedere come reagisce l'immagine direttamente in camera, quindi senza bisogno di poi arrivare al computer, inserire i file e fare la color grading, quindi direttamente sul monitor, che è una cosa sicuramente indispensabile per chi fa produzioni da un certo livello in su, ecco, quindi molto interessante, perché col prezzo del trasmettitore possiamo abbattere quello che dovrebbe essere il prezzo di un eventuale registratore esterno o un monitor esterno professionale, quindi molto interessante, ecco.
e non solo trasmettitore, esisterà anche un altro accessorio che sarà il ricevitore. Okay. Si utilizzerà se una persona ha bisogno di avere un team a suo supporto, perché oltre al trasmettitore che può comunicare con un tablet o smartphone, uno, io posso, installando anche il ricevitore a fino 100 metri di distanza, comunicare con fino a 3 supporti, quindi un monitor professionale, ad esempio, un tablet in cui governo i tempi diaframmi ISO della fotocamera piuttosto che i movimenti di camera, e addirittura anche il motion sensor control, quindi un'altra impugnatura che mi permette a distanza di far muovere lo stabilizzatore stesso. Quindi io posso avere un banco regia per questo oggetto. Col Waybill Lab e col Crane 3 Lab no, solo con il Waybill S. Quindi questa è l'ulteriore differenziazione. Abbiamo un prodotto adatto all'amatore, ma utilizzabile anche per delle piccole produzioni dove c'è bisogno di una regia più precisa, definiamola così. Ma anche semplicemente, la butto lì, il vlogger che vuole portare su un determinato livello la propria produzione può sfruttare tutto questo. Quindi sicuramente è una feature che va a prendersi tanti tipi di utilizzatori, tanti tipi di clienti e utilizzatori appunto di questo tipo di prodotti. Quindi insomma un ottimo prodotto, diventa veramente un ottimo prodotto, e quindi insomma sicuramente da poi approfondire il sistema di trasmissione. Dovrebbe arrivare a gennaio, quindi dopo avremo modo di testarlo, te lo farò ovviamente testare sicuramente. Io sono contento. Sì. Bene, allora, io quindi, direi che ci siamo detti tutto. Va bene, guardo un attimino se abbiamo domande. Giusto. No. Ok, allora, ci fermiamo qua, finalmente ce l'abbiamo fatta. E, comunque, se avete domande, le potete fare in descrizione o comunque fra i commenti se siete su Facebook. Se state guardando il video su YouTube, nei commenti ugualmente, vi risponderò il prima possibile. Ci vediamo al prossimo video, quindi da Ollo e da Mirko, e ringrazio ovviamente Ollo della partecipazione, di aver dato l'opportunità a me e a Universo Foto di apparire in questa diretta. Quindi da Ollo è tutto, arrivederci.